Uno sguardo di pace al posto della stretta di mano. Ebbene sì, è successo. Dal 14 febbraio, il giorno di San Valentino, la Conferenza Episcopale Italiana ha permesso ai fedeli di scambiarsi un gesto di pace, guardandosi negli occhi. Penso davvero che questa cosa me la ricorderò finché morte non mi separi da questa vita. Questi sguardi molto vari. Infatti non so, forse è capitato anche a voi di trovare quegli sguardi sfuggenti, quelli super imbarazzati o quelli che fanno l'inchino come se stessero davanti la regina Elisabetta, quelli che sorridono o chissà quale altra smorfia fanno sotto la mascherina, quelli che non se ne fregano assolutamente niente, quelli che ti mettono in soggezione, quelli molto seri e così via. Insomma, sopra queste benedette mascherine che usiamo ci sono gli occhi che certamente non nascondono tutto quello che abbiamo dentro. Anzi, sappiamo bene quanto vale uno sguardo. La storia del segno di pace risale ai primi cristiani. Già San Paolo, nelle sue lettere, aveva consigliato alle comunità di salutarsi col bacio della pace. Ma per quanto mi piacerebbe entrare in modalità Alberto Angela, non è di questo simbolo storico che voglio parlare, ma proprio dell'importanza dello sguardo. Mi colpisce moltissimo il fatto che nei Vangeli ci sono diversi episodi che raccontano lo sguardo di Gesù, quello sguardo che ha trasformato, stravolto una vita. L'evangelista Matteo, ad esempio, il giovane ricco, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Pietro, dopo aver rinnegato Gesù, incrociò lo sguardo con lui e pianse amaramente. Poi c'è l'ultimo sguardo di Gesù morente sulla croce. Guardò la madre, guardò il discepolo e tutto si compì. Sembra che oggi guardarsi negli occhi sia diventata una cosa opzionale e quindi reputo che questo scambio di sguardi sia provvidenziale in un momento storico come questo. Se pensiamo che a volte non abbiamo occhi che per noi stessi, reputo che questa possa essere un'ottima occasione per imparare a guardare gli altri, gli occhi degli altri, quindi la loro anima. Quindi non guardare la marca degli occhiali da vista o come si è vestito, o se ha fatto o no le sopracciglia, ma amare attraverso quello sguardo, scrutarne il cuore, mostrare vicinanza, affetto attraverso i nostri occhi. Gesù l'ha fatto e lo ha fatto anche con noi. Sentiamo fisso su di noi il suo sguardo, quindi lo possiamo fare anche noi con gli altri. Ma raccomando,